Iniziamo, signori, iniziamo, buon pomeriggio. Scusatemi, ero un po' in modalità attenzione, in quanto Cigatto mi ha passato un gioco che stavo guardando. Ciao Sisa, ciao Cici, ciao Gianfi, ciao Liezer, ciao Crostanti, ciao Evil. Praticamente vi faccio partecipi di quello che stavo guardando. Cigatto mi ha appena linkato su Telegram un gioco chiamato The Bus. Quanto sembra un gioco uscito 5 giorni fa, 25 marzo 2021, che sembra bellino, a parte il prezzo di 25 euro, che è 25,95, che va bene, non, al momento non spendo, però. Sì, The Bus, è sardo, si sa. The Bus, che è un simulatore di autobus. The Bus è la simulazione di guida di autobus urbani di nuova generazione ambientata nella capitale della Germania, Berlino, su una scala realistica di 1 a 1. Trasporti passeggeri su diverse linee di autobus in tutta la città con vari autobus. Gestisci la tua flotta e collabora con altri conducenti online. Vi sto leggendo. Questo gioco verrà aggiornato durante l'Early Access, l'accesso anticipato, mappa ampia e dettagliata della capitale della Germania, editor di gioco per linee itinerari, editor di gioco per orari e tour, imbarco e sbarco passeggeri compresa la vendita, intelligenza artificiale del traffico con vari tipi di veicoli, pedoni e complessi semafori. Complessi, ragazzi, proprio la complessità dei semafori. Varie attrazioni, punti di interesse e monumenti, libertà di movimento, cammina liberamente all'interno dei veicoli e nel mondo. Cammina liberamente all'interno dei veicoli. Spero intendano come. Senso che io esco come Bus Simulator 18, che esco e vado dentro là, perché altrimenti dentro i veicoli. Ciclo completo giorno e notte, condizioni meteo e stagioni, tra cui la neve, eccetera, eccetera. Vai a modalità di controllo, realistico arcade personalizzato, controllo del mouse per una guida comoda, console, tastiera e mouse, supporto con molti volanti che non ho, supporto di questa cosa che non ho, modalità foto per creare i tuoi screenshot in alta qualità, ciao Ale, due canali web radio integrati, ulteriori funzioni e contenuti verranno aggiunti durante l'Early Access, specialmente che è uscito, come dire, 5 giorni fa e in... E al momento c'è una linea autobus, due varianti di autobus, modalità di gioco single player, trasporto passeggeri. Qual è il problema, dite? Sembra un giochino bellino sulla carta, che voi sapete che a me i simulatori di autobus non mi piacciono, e bene o male ne abbiamo provato un bel po'. Vi dico solo che gli sviluppatori sono gli stessi di Fernbus Simulator e Tourist Bus Simulator. Quindi capite a me che quei due bellissimi giochi che senza bug totalmente. Hanno sviluppato questo gioco. Cosa mai potrà andare storto se non della gente che si alza dal suo posto, spawn al centro, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, vi spiego una cosa. Perché già vedo che mettono follow a cazzo. Siccome ho messo. Faremo Fortnite, ovviamente. Ho messo Fortnite con chat solo follow. Ma anche se metti follow, non potranno scrivere. Quindi tranquilli. Perché sapete, attualmente succede quello che è successo con Fortnite l'altra volta. Quindi possono scrivere, la chat è solo follow da un'ora. Quindi chi mette follow può scrivere tra un'ora. Mi spiace ragazzi, ma visto i molti bambini che ci sono in giro, voglio fare una live tranquilla e categorizzata. Non voglio togliere la categoria Fortnite perché c'è gente che non sa usare le chat di Twitch. Quindi detto questo, ragazzi, dopo questo primo disco, vi racconto il mio Fortnite e vi dico una cosa bella. Innanzitutto, voi come state? Spero bene. Costa, vi esce? Dai, ti aspetto. Ivolo, ti ho visto che stavi giocando, cretino. Ti ho visto. Ti ho visto. Stamattina mi sono svegliato che già non funzionava internet di nuovo. Cioè, ieri sono stati risolti i problemi di Twitch e Wind. Poi stamattina, a quanto sembra, sono ritornati. Ora sono in live normale.
cioè, se crasho probabilmente ci sono ancora problemi di cose. Sono nuovo, mi saluti. No, Ale, no, sei nuovo VIP del cazzo. Andiamo a giocare. Ragazzi, capitemi, ci stiamo tutelati noi come chat, piuttosto che non avere i bambini che mi scrivono. Vieni a giocare, posso giocare, posso giocare, i Full Metal Robe che arrivano a gamba tesa con 13 spettatori. Ciao Full, che stavano giocando a Dark Souls. Ciao Ste, ciao tutti. Ciao Robby. Antares, grazie. Ragazzi, se venite dai full, scusatemi se non potete scrivere. Ma capite che essendo Fortnite avrei la chat invasa di bambini. Perdonatemi. Se chat solo follow da un'ora. Posso toglierlo un minutino? Sì, vediamo un minuto. Aspettate. L'ho tolta, quindi in caso chi dei full non ha i follow, l'ho liberata. Ragazzi. Ciao Ricky, ciao Antares, grazie. Mi spiace se devo rimettere la chat solo follow per un'ora, però. Capitemi, capitemi ragazzi, che giochi come può essere Dark Souls per voi full o Fortnite per me, che i mandri arrivano a cagare il cazzo, dobbiamo tutelarci con le chat solo follow. Non odio i bambini Crossantin, odio semplicemente i bambini che non sanno usare le chat. Cioè, quello. Tranquillo Antares, di là i follow, sì. Se solo metto non puoi scrivere più, a me dispiace, mi dispiace. Mi dispiace. Proviamo a lasciarla senza, dai. Proviamo a lasciarla senza in caso lo rimetto. Tanto con lo stream deck. Odiami questo. Allora Va bene, ragioniere, che Lizza. fa? Va bene. Batti? Ma mi dà del tu? No, no, Fatemi dicevo, cazzo. batti lei? Ah, congiuntivo. Allora, Sì, ragazzi, dai. aspetti. Togliamo la chat solo follow, però. È una cosa che io ho sempre odiato la chat solo follow. Ma perché mio odio costringe la gente a mettere il follow per scrivere? Lo odio nelle altre chat. Però dipende però la circostanza. Capisco che se uno sta facendo un gioco che non vuole spoiler, si mette la chat solo follow. Va bene. Per chi gioca a Dark Souls mette la chat solo follow, perché attenzione c'è la gente che gli va a rompere i coglioni con lo spoiler. Ci sta. E sì, io con Fortnite, che l'ultima volta sono stato invaso di bambini, che credo che ci sia stata una strage. Gioco Ante per... No, Costantino, non gioco Ante. Buon pranzo, Cicatto. Grazie per avermi spammato quel gioco che... Me la penso. Me la penso. Sepulcra! Ciao, 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 Sepulcra. Allora, dove andiamo noi adesso? Andiamo qua e poi vediamo. Russi, bambini, bambini. Stessa. Comunque, signore, scusa, oggi abbiamo iniziato un po' parlando di giochi. Voi come state? Cosa vi raccontate di bello in questo martedì 30? Siamo quasi alla fine di questo bellissimo mese. Ce lo togliamo anche dalle balle, marzo. Cos'è sto casino qua? Scusami. Ok. Si frizza ogni tanto, si frizza. E si frizza. Ok. Ok, fatemi riprendere un po' mano. Non gioco a Fortnite da un bel po'. In questi giorni sto giocando moltissimo a Fall Guys. E quindi... Tra l'altro, vi dico una cosa. Ho un giochettino da farvi appena mettiamo le serie che vi ho detto. Per chi mi segue su Telegram ha letto il post che ho fatto oggi. Non abbiamo serie al momento da fare. Le serie riprendendo il 19. Perché riprendo il 19? Per un semplice motivo, non voglio farla lunedì 12 perché la live sarà molto corta lunedì 12 perché ho la seconda dose del vaccino. Di conseguenza non voglio iniziare una serie già mozzata a un'ora. Quindi preferisco iniziare totalmente la nuova schedule con le serie. Con la serie la settimana dopo il vaccino, perché poi non so nemmeno che reazioni mi farà la seconda dose di Pfizer. Quindi mi dedico a non far nulla, a fare una live breve e poi si vede. Stai calmo, Ivolo. E quindi iniziamo Super Mario Sunshine come serie. E poi, se tutto va bene,
se riesco a configurare un gioco che era per la PlayStation, vi porto anche, non vi dico cosa, però un'altra serie. Ti hanno vaccinato ieri, Ale? Bene, bene, bene. Va bene il 5G adesso? Oppure no? È colpa del vaccino, probabile. Sta a fare interferenza con la Wind. Probabile. Allora. Non è City Skyline mai nella vita. Non dire cazzate. La puttana, che cazzo è qua? Perché ci sono gli NPC che mi rompo? Raga, allora. Ma Dio, ma che cosa sto giocando io? Il Bond. Sono stato il livello del Bond 8. Che gioco è diventato forte? Aspetta qua. Vabbè. Niente, la prima era di riscaldamento. Mi sono cagato, non me l'aspettavo che c'era un qualcosa lì. Non lo so, ma secondo me c'era dentro un po' di 5G. Ne sono contento, Ale. Adesso prenderai. Prenderai con veemenza e tracotanza. Ma cosa mettete che non moriva, ragazzi? Non muore, non muore. Dottore, chiamo un dottore. Dottore, chiamo un dottore. Se gli uccidi diventano fantasmi, che si è diventato sto gioco? Eh? Mm-hmm. Allora, c'era una modalità prima di Fortnite, se non sbaglio era per Halloween, dove tu giocavi e caso diventavi, e quando ti uccidevano diventava un fantasma che potevi tornare in vita uccidendo, se non sbaglio, un altro, no? Ma adesso non lo so, ripeto, non ci sto giocando da un bel po' questo gioco, eh. Tra l'altro qua la mappa è ricambiata, qui è tutta sbrodolata. Andiamo ai sessiepi. Vediamo cosa succede adesso. Che è sto bordello qua? Ai! Guarda i russi. Ragazzi, però poi rifaremo un Fortnite con i server privati. Devo soltanto vedere quando farlo. Quindi o farlo dei controllo di nuovo, poi vedremo. Tanto il server è mio, cioè, nel senso. Vediamo un pochettino di organizzare una serata Fortnite, ragazzi. Nuovamente. Russi in provincia di Godo, sì. Questa volta senza Gianfi, che è troppo bravo. Gianfi, faremo una coalizione dove ci andremo in tre verso di lui e lo uccidiamo. Almeno, sai, tre che lo colpiscono magari ci muore. No? Senza camper. Assolutamente sì, Eric. E poi all'epoca, dai, alla fine quella là non è stata brutta quella che conto. Ogni tanto si può fare anche qui da me un'oretta. Il problema è non so se farla di pomeriggio o o la sera. Quello è un pochettino. Trovare. Che il pomeriggio comunque la gente lavora. Cioè, lavora, fa cose. Si vaccina, no? Hai trovato un fucile pesante improvvisato, va bene. Che a me fanno schifo tutte ste armi così, no? Quindi senza prostanti, esatto. Ma tutte armi del cavolo hanno messo, ragazzi. Proprio brutte, ma guarda, mamma mia. Perché hanno. Una cosa che non mi sta veramente piacendo e che non mi fa fatti giocare tantissimo a Fortnite in questo periodo sono proprio ste armi del culo che hanno messo. Cioè, sono veramente armi del. Cosa sta bagnando? Ma si. Cioè, le armi che. Perché c'è sto muro? Madonna! Fucile. Io non sto capendo più nulla dei fucili. Via. Solo. Ma ho sbagliato! Solo tende, esatto. Lì. Ma tanto siamo pure in safe, quindi.
Beh, beh, sempre con sempre armi pelle io vedo. È la stessa, no? Sì, vabbè, dai, mi tengo questo piuttosto. Mi sono bloccato. Allora, questa l'arma pesante fa danno, parecchio danno, eh. Quindi... Ah. No, dammi la frutta. Se non c'era nulla, però. Ok. Ho trovato l'aro, raga. Cioè, già almeno fa un po' più di danno. Sì, non mi dire sempre le cose che... quanto grosso il medico. Non vincerò mai più una battle royale con queste armi, io però. Che no, non mi ci trovo più, ragazzi. Dovrebbe essere qui sopra, forse era o no? No, però guarda cosa c'è. Bene. Ok, con quel... Ma... Ah. Quando dovrebbe essere l'arma... di questo qua, vediamo. Non capisco. E allora, è una meta... Ah, una mitaglietta, ok. C'è qualcuno? Ah, ecco dove è, forse. Ci sono troppe armi nuove. E non ci capisco un cazzo. Questa è improvvisata. Questa è primordiale. Cosa cambia? Non mi fa più vedere i danni che fa. Prima mi faceva vedere. Vabbè. Prendiamoci questo. Non so che gioco è diventato. Pieno di armi. Pieno di armi a cazzo. Allora, noi lì ci siamo andati. Andiamo qui sotto. No, non lo voglio. Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Si catto. Bentornato. Dammi. Dovevo uccidere gli animali per prendere le ossa, per poter poi potenziare le armi primordiali. Il mio codice creatore è sempre valido, sì, perché non scade, cioè non credo mi tolgano la partner, quindi sì. Sì, tanto guarda, me lo credo così tanto e manco lo pubblicizzo più, però sì, c'è il codice, ho il codice creatore, che è sempre take85, se volete, potete comprare nei negozi di Epic su qualsiasi gioco, come può essere Fortnite, come può essere Rocket League. Inserite il mio tag, riuscite a darmi qualcosa. Grazie, Sepulcro. Gentilissimo. Allora. Io sarei qua. Comunque siamo... Ah, c'è qualcosa. Siamo in safe, ma... C'è poca gente. Qua c'è della costruzione. Niente. Possiamo andarci da sta serie da grifoglio. Che qua è tutto aperto. Non vedo nemmeno un'auto. Andiamo direttamente da... Da qualche parte. Però qua... No, ok. Cioè improvvisato, facevo improvvisato blu, meglio di niente. Niente, andiamo a vedere quella nave. Non ci sono mai stato. Gianfi ha detto che hanno messo i dinosauri. Ma dove? Non lo so. Probabilmente nella zona... Questa zona qua. Ora ci andiamo. Ma questa nave qui sopra, cosa... Dovrebbe rappresentarmi?
Che forziere troppo potente. Va bene. Fucile primordiale, non ci interessa. La cassa sì. Ci sono gallie, cinghiali e lupi, non, Dio, non lo so, non te lo so dire. Saputo. Oggi ci sono stati 15 giga di aggiornamento, però non so cosa abbiano fatto. Ma ripeto, perché non lo sto più giocando. Cioè, non l'ho fatto... L'ultima volta che l'ho giocato in live. Quando è stato? Un mesetto fa. Poi basta più. Ma sai perché? Perché non mi ci trovo con le armi. Cioè, l'unica cosa è che mi dà un po' fastidio di Fortnite è il cambio continuo delle armi. Perché non riesci ad abituarti a una che te le cambiano. Quella è una cosa che mi infastidisce non poco. Perché per uno che non ci gioca spesso a un battle royale, avere sempre le armi diverse ti destabilizza un po'. Cioè, dove so? Non c'è niente più. Non ci sono più nessuna delle armi che io conosco. Cioè, questa cosa delle cose improvvisate, cose eccetera, eccetera. Va. Ah, ero io. Mi lascia parecchio perplesso, devo essere sincero. Saliamo su. Quanto per salire su, quante scale. Potrò tranquillamente salire su da lì, vabbè. E mo? Devo costruire per salire sulla nave? Sì. E facciamo così. E là? La porca puttana! Non lo... va bene. Ma si allea con me, scusami. Si allea... Oh no. No. Ah! Posso interagire con lui. Ma veramente adesso gli NPC devo prima ucciderli per poter interagire? Io rimango sorpreso da sta nuova cosa. Cioè, va. Come sto in piedi io? Ok. No. Quindi adesso gli NPC sono subito miei nemici fino a quando non li butto giù. Interessante come va. Quindi così praticamente... Però vale solo per me o sono adesso amici di tutti? Cioè nel senso... Sì, hanno... Vale la per tutti questa cosa. Mi dà fastidio la nave, ragazzi, va bene? Oh. Dai, dimmi. L'arco non mi interessa, non sono mica Anzo io. Ma devo essere sincero, tutti questi cambiamenti non me li aspettavo. Cosa sta succedendo lassù? Cazzo, testa qua. Cioè, è diventato una battle royale pieno di NPC e... Cos'è? Non c'è nessuno là sopra, vero? Ci ha fatto una scala pazzesca. Ce la faccio a colpirla lì? Sì, ma dai, la colpisco. Sai, se c'è qualcuno muore. Ah, cioè, ma continua! Guarda! La porca puttana! L'ho ucciso, raga!
Ma vaffanculo! Cioè, c'era uno lassù e l'ho ucciso perché è caduto? Vabbè. Ma buongiorno, dammi. Mi sono cagato, però. Ok. Cioè, c'era uno là sopra, che quindi è morto. Che succede qua? Carica. Ma che cazzo sta diventando? Che schifo di giocatore. Quello là non sta dando fastidio a nessuno. Si sa. Sei calmo, sai, eh? Sei calmo. Non lo so cosa. Non sto più capendo quando, chi è bot e chi no. Mi sembrano tutti mezzi, mezzi stupidi quelli, cioè i giochi, cioè una volta. Non ho altre munizioni. Ho solo scoperto qual è l'amo P, sta cosa qua. Sto come cazzo si chiama? Fucile pesante primordiale. Primordiale. Beh. Sì, ma dai, lui è stato stupido, con tutto il rispetto. Perché se tu ti metti... se tu ti metti con una scala enorme, così, così... è ovvio che la prima cosa che fa un giocatore è rompere la costruzione. Se tu stai su, cosa è successo? Sapendo che... cosa succede qua? Succede... Ah. Aspetta. Cioè tu lo sai che se ti su quella costruzione cadi da lassù e muori. L'hai fatto. Sei stupido. La porca troia! Qua è. No! No! No, 3 di vita, raga! 3 di vita! Vaffanculo! E saltano! Saltano, cazzo! Questo gioco dopo la devono vietare di costruire e saltare! Cioè, che cazzo! Saltano. Zombie. Io salto, sparo, salto e sparo. Devo avere il culo di colpirlo mentre salto. Il DLC di Isaac. Allora, ragazzi, per quanto riguarda il DLC di Isaac, dipende. Può uscire alle 3 di pomeriggio, come può uscire alle 7. Non c'è un orario preciso. Di solito parlo con gli esperti. Di solito quando escono i giochi, i giochi, cioè... A che orario esce? No, ma uscirà sicuramente domani, Crosshair. Non ha senso, non può più... Come dire, non credo possa rimandare ancora. Io ve lo dico, ragazzi, io non faccio Isaac. Ma non perché non voglio farlo. Ma non ha senso che... Che mi metta che nello stesso giorno, comunque un giorno diverso agli altri, ci mettiamo 5 dei control M su 7 a fare Isaac in live. Non ha senso. Quindi preferisco non farlo. Me lo gioco per i fatti miei e faremo Isaac quando si sa da fare Isaac. Ok? Perché sicuramente lo farà Ricky Shimaru, sicuramente lo farà Luke, sicuramente lo farà Constantine. Ci metto pure io. Dai. Cioè nel senso, anche se dovesse farlo anche solo Luke e Constantine, non vado nemmeno io a mettermi a fare Isaac. E quindi questa settimana non c'è Isaac. Raga.
perché come già mi è stato detto, io skippo le Lady Isaac perché non voglio vedere toppe Lady Isaac. Non, è un ragionamento purtroppo esatto. Non è questione di run, Crosta, è questione di non volere, che non voglio mettermi nello stesso giorno di tanti altri a fare lo stesso gioco. Tutto qua, è una cosa mia. Io preferisco variare e fare quello che faccio. Isaac me lo faccio, non questa settimana che esce DLC. Tutto qua. Io voglio dare la varietà a chi segue tutti noi contro l'M di vedere un gioco che non sia Isaac in questi giochi. Perché ripeto, ho già avuto, parlando con alcuni che hanno fatto sto ragionamento, e quindi a sto punto preferisco effettivamente dare un qualcosa che non sia Isaac. Ma ci sta, ragazzi, lo faccio io, cioè io stesso non guarderò Isaac, perché lo, punto primo, lo gioco, quindi le novità me le guarderò io. Punto secondo, non guarderò tutti quelli che fanno Isaac, cioè potrò guardare una live, tre no. Buongiorno. Vabbè, se lo facciamo già allo stesso giorno, c'è cioè Luca alle 7, io alle 9 e mezza e Costa alle 10 e mezzo. No, no, è un ragionamento mio, ragazzi, cioè nel senso, non è un gioco da, non è, come dire, secondo me, per me è un gioco da potersi addirittura fare tutto sto questo, per me, cioè nel senso, non ho tutto sto hype di repentanza, quindi posso tranquillamente aspettare per farlo. La porca puttana! Vai a stare in culo. Ma buongiorno, Tess. Cosa mi dai? Lo voglio. Grazie, Tess. Finalmente un fucile che io conosco. Vai a fare in culo. Maratona Isaac, no. No. Poi lì è una cosa mia e basta. È un pompa leggendario, Evil. Però c'è il mio fucile d'assalto bello. Sì, no, nel senso, una cosa mia, nel senso che è un mio ragionamento. Lo sapete che come ragiono più o meno queste cose. Io venerdì, tanto quando è? Isaac esce domani, quindi comunque non, io, il problema non sussiste per me, perché Isaac esce domani e non uscirà sicuramente di pomeriggio, quindi non riesco, non potrei farlo all'una e mezzo, perché non esce alle due e mezzo di domani. Di sera non ho la live, perché comunque domani c'è il talk, non so se Luke è disponibile, ma credo stavolta di sì, e quindi comunque non ho la live. Evil, lo so che sei l'effetto di Bocchini, nel senso, perché suona il corno, ragazzi. Sempre a pensare male, malizioso. Quindi io Isaac devo andare a fare venerdì. Venerdì, tra l'altro, essendo che ci sarà pure Polteri, visto che è in vacanza, farò qualcosa di gruppo venerdì, piuttosto che farmi Isaac. Ecco pure, comunque, non verrebbe fatto, ecco, diciamo. Era schedulato, poi ho pensato, c'è Polteri, probabilmente faremo Fall Guys, visto che per ora siamo chiusi su Fall Guys, o forse Horizon 4. Sì, vedremo, cioè, vedremo cosa faremo. Mio repentance arriverà forse prossima settimana. Però non vedo l'ora di giocarlo. Infatti, finita la live, comunque vado a fare la daily run, come faccio sempre. La 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 baguette. Facciamo qua, così scopriamo un po' la mappa. Ah, perché c'è l'NPC, guarda, aspetta. I am stronzo.
Ma saltati il culo, salta! Minchia, mi ha lasciato un po', capito? Vedi che differenza tra il pompa leggendario e quell'altro? Che pompa leggendario ci vuole molto a caricarsi. Quante mitragliette aveva? Preferisco questo, veramente, raga. Veramente questo. Questo spara subito, tam, tam. Quello, pum, e carica. Tanto quello si salta e ti uccide. Ti uccide. Non l'ho detto. Ti uccide. C'è della morte là sopra. Quella era FK, va bene. E non eri reale, sì. Allora, o era FK o stava guardando qualcosa in mappa. No, è stato molto bello stavolta. Però no, c'era qualcosa di strano. O si era buggato. Si era buggato la morte perché non c'è. Perché non. Va bene. Lasciamo stare, no? Perché avete visto, non è spuntato nulla dal suo. Non è spuntato del lutto dalla sua morte. Però c'era del lutto prima. Probabilmente si era buggato il personaggio morto e mi ha dato comunque l'uccisione. Mi ha dato la kill, però non mi ha dato il lutto. Cioè, visto che c'è, sono andato là che ho visto del lutto cadere, ho detto c'è della morte adesso. Però non era così, cioè non era così. Ciao Elia, ciao mostro Paul. Scopriamo sto pezzo di mappa che da un po' che non. No, da un po', non lo sto vedendo. Grazie per il follow. Non si scopre, raga. Devo andare più al centro per scoprire sto pezzo di mappa. Non sentivo delle cose, non sentivo niente. È tua sorella, Paolo. E allora. Signori, è arrivato il momento della chat solo follower. Ecco perché io non voglio mai giocare a Fortnite mettendo la chat, perché ci sono i bambini del culo. Andiamo. Che pazienza ci vuole, ragazzuoli. I bambini, scuola non ce n'è, che ci volete fare? Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace per quelli che hanno buone intenzioni, però. Capite. Si sa, hai fatto sospensione di. Aspetta, fammi vedere se era. Ok, no, ho detto Paolo, scusami, ho sbagliato il nome, è Elia. Bravo, bannalo, scusatemi, e mi sono confuso. Visto perché il messaggio eliminato mi dava quel nome, mi dava il. Cioè, mi ha dato il botto, la frase bannata a Paolo, che invece non era vero, perdono. Chiedo scusa. Paolo non c'entrava nulla. E mi spiace che non può scrivere, però capiscimi. Se mi stai sentendo ancora. Per 10 minuti non si. Chat solo follower da 10 minuti. Così dovete aspettare 10 minuti per scrivere. Ripeto, mi spiace. Ora capite perché. Qua c'è una torre particolare. 1, 2, 3. Bentornato, sei pur carente, ti sei perso il ban. Un ban. È sempre bello bannare la gente.
Ciao Carla, comunque, scusami. E oggi sono un po' distratto, cioè ho dato... delle zipline, andiamo a prendiamole. Dove mi porta sta zip? E tanto devo prenderne 5 diverse, quindi ottimo. Madonna. Vedo che c'è il gas, ne prendo 2. Ok. Ti sento. Tu chi diavolo sei? Sono ciao Alan. Ma tu puoi chiamarmi l'enigmista. Su tutti che vaffanculo, era una salta. Cosa sta? Cos'è? La puttana di sua sorella. È un botto, via 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 via. Ciao Alan. Era un botto perché c'aveva il... Se è un botto non mi vede qua, eh? È un botto, sì. Come stai, Alan? Todo bien? Che cazzo! Mi sparano tantissimo. Mi insegue quello che mi spara. Bene. Mi stavo lucando, ho sentito che è morto. Non ho detto. Ah, non è. Niente. Non lo capivo completamente. Non capivo completamente dov'è. Quindi non era un botto, però c'era il segnale che mi ha ingannato. Quante cose. Quante cose. Forse un'altra, signori, un'altra. Oh, torna a lurkare, povero Alan. Ah, ha dato un messaggio di Telegram. Ci sto prendendo la mano con le armi. Ho più o meno capito quale tipo, per esempio, fucile pesante utilizzare. Che ci sta? Posso uscire il cazzo, esatto. Guarda, sai dove voglio andare? Qua. Perché vedi, questa è una zona ancora grigia. Voglio andare lì. Va bene, che ore sono già? Ancora è presto, 2:15. Bene. Io già so... la vecchiaia mi si fa sentire, ringraziamo. Livello 10. Perché ho ringraziato 10 volte l'autista del bus, quindi livello 10. No, no. C'è una missione di ringraziare l'autista del bus, Ok. Sia. Vabbè, ci arrivo, dai. Mi butto in picchiata. Qui è diventato autunno in una zona. E non era così quando è iniziata la stagione. Quindi la mappa andrà cambiare sicuramente man mano passa il tempo. Oh Dio, c'è qualcuno là. Guarda, diciamo che che lago qua, no, ci vado, dai, mai avevo messo il punto qua. Non vado più, ragazzi, non vado più, non vado più, troppa gente. Perché già hanno preso le armi, quindi non ha minimamente senso andarci. Entra, entra. Ma non voglio l'arco, non so, ripeto, non, se, se,
Le pozze. Oh. Sono pure in safe. Ok. Ci siamo. Ottimo. Guarda, mi prendo per ora questo pompa, però poi... I miei passi mi fanno cagare perché penso che ci sia qualcuno che... Ciao Moreno. Non dammi il pesce. Ciao Scalda. Ciao Scaldino. Come stai? Come state Moreno? Scalda. Un fossile. Quanta roba. Todo bien, si fa un po' di Fortnite così tanto per... Ma questo è un peggio di Rust questa cosa. Ah, alla fine i divani si nascondono dei sordi, raga. Usali bene, riga di comando, va bene. Scusate, sapete che qui sono sempre un po' più concentrato. Comunque anche se non gioco competitivo, non gioco per vincere. Non voglio farmi uccidere subito. Tanto è venuta voglia per me. Ah, di forno, guarda, non ci giocavo da un bel po', ma lo sapete che ogni tanto... È l'unico battle royale che vi porto in live alla fine. Mitraglietta primordiale. Perché prima facendo un po' la storia del mio canale, pensando da me e me, pensando cosa portavi, mi ricordo che portavo sempre a H1Z1 tutti i giorni. Ma non c'è più un battle royale, ma nemmeno H1 adesso, per dire. Non c'è più un battle royale che mi dica mi piace, ci gioco tutti i giorni. Cioè era Fortnite l'anno scorso. Se gente è decorato, okay. Voglio distruggere gli altri. La minchia. Chi mi spara? Là. Ma che cazzo di... Ah, sono le... Sono le... l'arco di... Ah, la prima mi ha ucciso l'arco pure. Dammi questo, da. Minchia, l'arco ti sciotta maledettamente. Crea un'arma sul tavolo di creazione. No. Ma se non sai cosa posso fare. Lo so che sei coddaro, ma coddo... Non è una batteria fatta male. Sai cosa mi urta di codo? Una partita dura. Può durare veramente tanto. D'acqua il nuovo cecchino, esatto. Cioè, rispetto a un Fortnite, ma anche rispetto a un PUBG o un H1 come era prima, codo è molto tattico. E la partita e poi dura veramente troppo. Cioè... servono delle ossa. Ok. Chi devo uccidere? Ah, là c'è qualcuno. Ho letto che c'è una mappa.
Però ripeto, con chi giocava con quelli di TeamSpeak, stiamo giocando a Fall Guys. Per ora. Beh, abbiamo giochicchiato a Code. Però ripeto, il problema di Code sono sempre le partite lunghe. Perfetto, Gianfi ha parlato. Ci sta, ragazzi, Code è tutto un altro gioco. Cioè, non... di Code... No. Va bene? Paghi 1000 lingotti dentro la stagione 6. Di Code mi piace il fatto che c'è il gulag, cioè nel senso che puoi tentare di ritornare in vita dopo che sei stato eliminato. Che ti do una seconda possibilità. Fate se due chiamo legge. No gulash, Alan, no. No, 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 no. No, 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 no. Ad aprile esce una quella nuova di mappa. Ecco, guarda. Con una nuova mappa. Non dico che ci torno, ma lo vado sicuramente a provare, Cod. Certo, per vedere cosa si inventano. Alan è stato rimasto deluso molto del fatto che non è a Gulash. La finisce quello di cucinare. Allora, se io uccido questo... Non uccido nessuno. Bravo. Bravissimo. 160 vittorie, veramente. C'è qualcuno che spada, ma... Ah, guarda tu. Aspetta, no. Dai, a fare in culo. Madonna. Dammela. Viola. Ho tutti gli ingranaggi che hai preso per potenziare l'arma blu. Ma mi mancano le cose. Cicchiale. Mi mancavano proprio queste. Che cazzo? Ma la finiamo? Tutti cecchini siamo qua adesso? Cazzo è diventato? Overwatch. Ma che ha colpito la casa? Va bene. Io non ho parole in sto gioco. Io avevo della legna da fare per una missione pure, non so se l'ho fatto. Ma guarda, me ne vado. Ma io sparo male, Scalda. Ma fino a lì non c'è dubbio. Fino a lì non c'è dubbio. Tanto la vediamo come riuscire a potenziare l'arma. Però qua tutti usano le frecce adesso. C'è quasi concorrenza a me con Zuffa, madonna. Non mi pagazzi, Scalda, è sempre bella averti qua. Ok. Era spuntato un NPC, però non mi serve. Assassin 4078404. Ma
Ma chi mi segue lo sa che io non sono un giocatore. Il problema, sapete cos'è? Che molti cercano di vedere i giocatori bravi, ma non sono quello giusto io. Non sono lo streamer giusto. Io gioco per divertirmi, non per vincere. Poi se vinco, vabbè. Altro discorso. Ok. Dai, voglio fare sta. Ah, lo so, io quello che lo sai. Lo so. Ok. Ce l'ho fatta, mi sono potenziato un'arma. Ma c'è qualcuno qua? Ma che cazzo è? Che cazzo è? Troppa gente! Ma troppa gente! Stesse cose! Chi è? Mi avete dato Kokodeki! C'era un. Ma dai, c'era un NPC, un giocatore! Io non ci ho capito niente! Vabbè. Guarda qua, cosa sto guardando qua io? Eccolo. È diventato Worms, le armi che scorreggiano ci sono. Su Code mai vinto? Sì, mi sembra una sola volta in gruppo con Dallas, mi sembra. Ma Code, guarda, è uno di quei delle poche battaglie in cui non ci gioco manco da solo non ci gioco. Io gioco da solo come battaglie alla Fortnite e basta. Ho ancora PUBG installato, ma non so perché ogni tanto c'è poi a quelli di TeamSpeak viene la scimmia di fare COD, quindi facciamo COD, PUBG, ok, facciamo PUBG. L'ho installato, boh. Andiamo qua. E quindi. Ma le battle royale di per sé alcune sono semplici. Ad esempio qui Fortnite non è una battle royale difficilissima. Però alcune dinamiche te la rendono complessa. La costruzione. Ma la costruzione. Il fatto che saltano. Saltano veramente tanto i personaggi. Se non ricordo male, su PUBG i personaggi non saltano. Ciao Luke! Madonna, sei qui la festa, Luke. Se vuoi bannare qualcuno, tolgo la chat solo follow, Luke. Non so, dimmi soltanto una parola e Gianfi sarà bannato. Ma sì, Cesar, ma sì. Oh ragazzi, ora parlando seriamente, io ero uno di quelli. Ero uno di quelli. Che quando è esploso il fenomeno Fortnite, quanti anni fa? 3? Lo criticavo aspramente. Gioco di merda, come cazzo fa a piacere. Ci sono cascato. Nel senso che poi giochicchiandoci una volta. Mi è iniziato a piacere fino al punto che ci gioco. Cosa significa? Effettivamente mai giudicare i giochi dall'apparenza. Certo, il fenomeno Fortnite ormai è scemato. Fortnite non tira più come prima. Però rispetto a molti altri giochi, Epic lo tiene sempre perennemente aggiornato. È sempre vivo rispetto ad altri giochi che muoiono perché non hanno aggiornamenti. E non è da sottovalutare. Buongiorno. Ok.
No, non tu, non tu, Leo, così in generale, la gente ha iniziato poi a criticare per partito preso. Anche io sempre con Animal Crossing, che gioco di merda, gioco. Poi invece l'ho voluto comprare e adesso quel gioco di merda, in positivo, mi ha drogato, cioè l'avvio tutti i giochi. Swant non mi dispiace, mi dispiace, non riesco proprio a farmelo piacere, quello proprio. Non è un brutto gioco, la ripeto, si fa la battuta con Crossing, tipo gioco di merda, gioco di merda, anche non è un gioco di merda, a me non piace. Cioè, l'ho giocato, l'ho riprovato a giocare, eccetera, eccetera. Lo trovo per me un po' troppo complesso, e quindi preferisco non giocare. Ma non è un brutto gioco, Ant. Salva il mondo di Fo. Ok. Salva il mondo di Fortnite, io l'ho provato. È bellino, però da solo che a noi. Ce l'ho salvo il mondo di Fortnite. Però da solo, ripeto. C'è bisogno di una squadra per salvo il mondo. Io ci ho giocato solo per Jump. A cosa? Scusa. Ma la finiamo? Ok, adesso sono. Ah, Fortnite. Ma dai. Ma la prima, sai che quanto ho capito, è la prima partita che tu fai in assoluto su Fortnite ti mette proprio solo botto. Proprio per farti abituare al gioco, che ci può anche stare effettivamente. Ok, e direi. Dov'è la mia? Buon lavoro, Luke, buon lavoro. Hasta stasera sul tuo canale. Buon Luke che fa alzare il PIL della Lombardia. Dice perché fai materiali? Perché comunque. Ok, ce l'abbiamo. Perché comunque mi servono per pararmi il culo. Uccidere possente. Questo è sempre meglio. Questo è sempre meglio. E direi di iniziare ad andare in safe, ok? Che dite? Non ho più la missione dei 10 alberi perché. No, scalda. A parte. Se capita costruisco, ma veramente poco. Cioè, nel senso, mi faccio il muro se qualcuno mi spara. Quando l'altra volta abbiamo giocato con i contro, abbiamo messo la regola di non costruire. Non mi ci trovavo perché comunque sono abituato a fare quella maniera. Sai quante volte mi sparavano e tentavo di. Mi veniva di costruire. Poi la pesca, ma io non ho sto gioco. Ho preso un pesce di 55,3 cm. Poi lo fa, ripeto, rifaremo.
una live di quel genere lì. Sicuramente sarà sempre delle live del primo del mese con il controller. Tra l'altro vi approfitto per dirvi che, per farvi un po' di fare dello spam, del strano spam, che i controller ci sono domenica, anche se è Pasqua. Non so, non so chi ci sarà dei controller, che saranno pochi. E sarà Rocket League con voi della chat, quindi se volete, se volete, sapete che il gioco con cui i controller giocheranno con voi domenica è Rocket League. Che era pure da un bel po' che mancava effettivamente. Ok, sono sentito. No, c'è gente. Ciao, mi sono buggato qui sotto. Mi sono buggato qua. Vai via, vai via. Mi sparano. Vabbè, è free to play Rocket League adesso, quindi. Rocket ormai è diventato free to play da un. Da quanti? Ormai da un bel po'. Non c'è nessuno dietro, ok. I battoni non ne ho proprio. La colpa è sempre di Jump. Ah, possiamo riuscire a esplorare sta zona? Sì. Perché i forzieri sono sempre qua sotto? Pistola primordiale. Va bene. Chi è? Che bello. Mio. Finalmente. Fucile bello. Ah. Bentornato Alan. Andiamo dall'NPC. Vediamo un pochettino cosa. È fatto buio su Fortnite. E Cocodè? Dio mio santo. Distruggere strutture da. Tu hai assoldo Cocodè. Andiamo. Adesso Cocodè ucciderà. Perché sta cosa? Ah, perché c'è un giocatore!